Questa mattinata a Metella, intanto, in che cosa vi è piaciuta e in che cosa vi ha arricchito? Ma innanzitutto l'impostazione, il tema che non era proprio un tema comune a tutti i presenti, essendo la maggior parte di noi commerciali, è stato posto in una maniera divertente e anche semplice. E ho trovato una bella competenza da parte dell'amministrazione dello Stato, le parti che rappresentavano lo Stato, no? Che ce le immaginiamo spesso un po' a rimorchio, un po' rallentate, le ho trovate invece interessanti, le ho trovate preparate, le ho trovato con una voglia di fare importante. Speriamo che si continui su questa strada. Mattinata a Metella, interessante, soprattutto al di là del fatto che è diventato un appuntamento ormai annuale, questo di incontrarsi per, insomma, fare un po' il punto della situazione sull'attività di Metella, che noi comunque come azienda condividiamo, essendo comunque tra i produttori che hanno adottato, d'accordo con i clienti, l'utilizzo di questa piattaforma per la trasmissione degli ordini e per tutte le funzioni che sono inerenti alla stessa. È stato molto interessante perché comunque il dibattito portato avanti dal giornalista Barisone del Sole 24 Ore, Radio 24, è sempre molto interessante per le tematiche a livello macroeconomico che vengono sviluppate. C'era una platea interessante, esponenti, diciamo, delle agenzie delle entrate, dell'ordine dei commercialisti o comunque studiosi del Politecnico, che hanno un po' ovviamente focalizzato l'attenzione su quelle che sono le opportunità di uno strumento come Metel in Italia, che ha una valenza importante soprattutto all'avanguardia anche a livello europeo, ma soprattutto anche con delle riflessioni su quella che è la situazione economica in Italia, che sicuramente non è ottimale, e quindi, diciamo, il fatto di avviare delle procedure che comunque snelliscano l'attività privata delle aziende e le tolga dei fardelli burocratici è sicuramente una cosa che può servire, diciamo, alle aziende del settore. Infine. Ma sicuramente ogni appuntamento con Metel ci arricchisce di tantissimo, anche perché noi siamo in un momento evolutivo dal punto di vista del programma informatico, quindi abbiamo avuto gli ultimi 3 o 4 anni di fermo e adesso penso che nel prossimo anno e mezzo cercheremo di sfruttare, diciamo, il 100% il programma Metel per ambire a ricevere il Metellino d'oro l'anno prossimo. E questa mattina con Metel è stata particolarmente piacevole da trascorrere, la piacevolezza dell'intrattenimento però si è coniugata con dei contenuti. Abbiamo visto come quello che è per noi un'abitudine, cioè avere lo scambio elettronico di documenti, di informazioni tra produttori e distributori, è anche una realtà che si sta realizzando a livello nazionale, a livello normativo addirittura. Il fatto che ci fossero delle persone dell'Agenzia delle Entrate, comunque che rappresentassero lo Stato in qualche modo, l'ho visto come un'innovazione, come un elemento interessante, un elemento che francamente non mi aspettavo. Vabbè, diciamo che le giornate di Metel sono sempre estremamente interessanti per il contenuto che hanno e i grandi vantaggi che possono offrire. Ero qui proprio con Enrico Viscardi a parlare di un problema che continua a non venire risolto dalle federazioni, che è il problema dei trasferiti, quindi di come trovare il modo di rendere più virtuosa l'operazione che coinvolge, che interessa produttore, agenzie e distribuzione, che dovrebbe essere quello che a noi produttori interesserebbe e interessa molto incentivare i nostri agenti perché possano spingere nella loro zona il venduto, quindi il sell out, magari potendolo fare per famiglie, quindi quella virtuosità di spingere famiglie di prodotto più interessanti, più innovative, che generano un valore aggiunto differente tanto a noi produttori quanto probabilmente al distributore. Alla gente interessa ricevere remunerazioni per l'attività vera di sell out e avere e vedere il grossista come sul territorio, quindi il punto vendita del grossista, come un amico a cui appoggiare gli ordini, a cui, con cui fare delle politiche di vendita comune, associate, anziché rischiare qualche volta, se il grossista non ti dà un trasferito adeguato, vederlo come un concorrente, no? E quindi queste attività qui, a mio giudizio, potrebbe essere un altro progetto che se n'era parlato, poi io non ne so più nulla,
molto molto interessante da affidare a Metel, che come ente super partes, che ha dimostrato in tutti questi anni di poter davvero garantire la gestione dei rapporti all'interno di tutta la filiera nel modo migliore possibile, creando valore aggiunto per tutti gli attori di cui fanno parte, affidare loro questo tipo di progetto, di svilupparlo con competenza per generare un beneficio a tutti noi.